ragazzi, ciao ragazze, bentrovati, bentornati sul mio canale. Allora, sono tornata con il video Sfogliamo il volantino della Lidl perché si prepara la settimana, dunque da lunedì 5 agosto a domenica 11 agosto, una settimana di super offerte. Quindi vi raccomando, penna in mano, sfogliamo il volantino, vi faccio vedere quattro cose precise per modo di dire. Che insomma ho appena acquistato alla Lidl, perché avete presente quando tra noi, tra me e me, io dico vabbè, devo passare un attimo alla Lidl perché mi devo prendere gli anacardi. Sono uscita con praticamente 30 euro di spesa. Sono sicura, strasicura che succede a tutti questa cosa qui. E quindi vi mostro queste quattro cose che ho preso, anche perché ci sono delle scoperte che perlomeno io non avevo ancora trovato alla Lidl. E quindi vi giro un attimo la fotocamera e guardiamo insieme il volantino e la spesa. Arrivo subito. Allora, ragazze, eccomi qua. Scontrino, come vedete, ho pagato praticamente 35 euro e vi mostro velocemente, proprio le ho messe in fila. Ho preso queste qua che sono le pesche, qua le chiamiamo le pesche tabacchiere, insomma quelle là rotonde schiacciate, un iceberg, due bottiglie d'acqua, che questo qua è il formato da 1 litro ed è quello che mi serve giusto per fare le mie tisane. Poi ho preso i fiocchi di latte, ho preso il multivitaminico all'arancia, tre mozzarelle, i miei amati burger vegetali agli spinaci. Poi ho preso il pane integrale, e questo che è praticamente un pane al grano saraceno e noci, che veramente è squisitissimo. Lo abbiamo provato già una volta e ci siamo trovati molto molto bene. Ho preso questi medaglioni di salmone per stasera per i ragazzi, che glieli faccio. I pomodori, quelli là larghi, avete presente quelli là belli grandi grandi, che io li faccio con la ricotta salata, l'olio e il basilico. Poi, sì, vabbè, non ci fate caso, qua mi sono tostata gli anacardi. Anzi, me ne mangio qualcuno, che sono buonissimi. Le novità sono queste. Praticamente, allora, io fino ad ora non ho mai trovato questi, che sono i simil Wasa, che oltretutto sempre già alla Lidl fanno la loro linea di simil Wasa, sia al sesamo che normali. Ma questa volta li ho trovati del marchio Bioorganic, che non avevo mai trovato. Quindi ho preso sia questi qua, che sono i fiocchi di segale, e poi ho preso questi, che sono appunto quelli con il sesamo, e voglio vedere come sono. Poi ho preso i succhi di frutta, appunto sono andata per i miei malefici anacardi, e praticamente ho trovato la confezione in offerta, quella là, la doppia XL, e praticamente infatti questo è quello che è costato di più, perché sono costati 7,98 euro, ma sono 500 grammi, ok? Quindi quello è stato il prodotto che ho acquistato di più. E altre due scoperte sono queste. Aspettate che ve li metto qui. Allora, che sono le bio gallette con grano saraceno. Io queste finora non le ho mai trovate, soprattutto di questo marchio Fiorentini. Quindi speriamo, insomma, che hanno acquisito qualche altra azienda che faccia tutti questi prodotti qua, perché li proverò assolutamente. Quindi gallette al grano saraceno. E poi le gallette, le bio gallette di segale. Queste le ho provate di un'altra marca, ma voglio dire, per 89 centesimi assolutamente non potevo lasciarli là. E mentre mi mangio un altro anacardo, cominciamo subito con il volantino. Dove, allora, la penna, aspettate che non l'ho neanche aperta, ecco qua. Dunque, l'insalata mista, la misticanza, io questa qua la adoro perché ha il porro, l'iceberg, il radicchio, e il porro gli dà veramente quel gusto troppo buono, per cui questa a 75 centesimi direi che non me la faccio scappare assolutamente. Poi, andiamo avanti. Salmone in offerta, ma ce l'ho. Ok, ora devo spostare un po' di cose per farvi vedere la pagina meglio. Questo è il bello della diretta. Ok, allora, questo è il reparto carni. Ci sono sempre delle promozioni nel reparto carni e nel reparto salumi, come in questo caso le ciliegine di mozzarella,
a 75 centesimi. Sono un ottimo prezzo. Poi cosa c'è? Questo è il formaggio alla greca, ma non è la feta quella che prendo io, quindi no. Poi ci sono olive, l'insalata di mare e la maionese. Dunque, la maionese è veramente 85 centesimi, è un buon prezzo, però insomma, se ci mettiamo poi queste cose in casa, maionese, ketchup, diventa un problema. Ogni tanto ci sta, però se sono in frigo, adios. Poi, dunque, bibite. Allora, la Pepsi. No, vabbè, ma tanto poi noi Coca-Cola, Pepsi non ne beviamo, quindi evitiamo. L'aperitivo sì. L'aperitivo 75 centesimi, io normalmente quello biondo e quello rosso lo prendo sempre. Andiamo qui, c'è qualche liquore. E poi, vabbè, stuzzicadente, questa cosa qua anche no, evitiamo. Vediamo qui, dunque, pizze, polpo con patate, merluzzo d'Alaska. Il tonno naturale 2,79 della Rio Mare, direi che è un ottimo prezzo. Ok, fette biscottate e cereali. Queste qua le tisane sono buonissime, però le utilizzo d'inverno. Il Formil. Ah, queste sono le monodosi. Beh, effettivamente queste sono buone come prezzo. 490 ml, 20 lavaggi. Vediamo, questo devo vedere. Vediamo. Se trovi in offerta quello che uso sempre, d'acqua e sapone, li prendo, altrimenti questo. Per quanto riguarda la frutta, cocomeri e carote, il reparto polli, petti di pollo, insomma io questi li prendo in salumeria. Allora, ci prepariamo alla settimana iberica. Della settimana iberica io so già cosa prendere. Aspettate che se lo trovo subito ve lo faccio vedere. Allora. Eccole qua, le patate aromatizzate, 79 centesimi. E poi c'era un'altra cosa che mi serviva. La pizza, no. Dunque. Ah, gli snack di mais. Sì, snack di mais. Poi queste non mi servono. Ci sono i semi di girasole, i ceci cotti, lo yogurt no perché ha i frutti, ha la frutta a pezzettini. Le Magdalenas, queste piacciono tantissimo a loro. Non lo so, vediamo per le Magdalenas se me la penso. E poi andiamo alla pagina Gusto e benessere per tutti, dove qua andiamo sicuramente a prendere. Dunque, dove sono che li avevo visti prima? Questi. Le mini polpettine vegane 1,49 euro. Ci sono i burger vegetariani, quindi sì, assolutamente. Queste sono le piadine. Queste le ho assaggiate, sono pure buone. Le piadine, poi cosa c'è? Ah, l'hummus di ceci. No, non lo prendo. Il tofu l'ho preso alla Deco, che era in offerta. Zimil no, mozzarella senza lattosio no, poi ci sono dei dessert, dessert a base di soia, quindi ci sarà anche la crema spalmabile, me e alla nocciola e cacao, niente, lasciamo stare, andiamo avanti. Allora, questi sono i mobili, ci sarà una settimana dove ci saranno questi mobili in stile moderno, quindi porta TV, cubi, ormai vanno tantissimo questi arredamenti minimal. I contenitori, questa sorta di che cos'è? Una panchina col cuscino. Beh, 19,99 non è male. Faretti, piantane. Oddio, qua mi viene l'ansia. Si ritorna a scuola. Quindi anche no, sorvolerei. Comunque c'è tutta il reparto scuola la prossima settimana. Quindi ragazzi miei, mettetemi in testa che manca. Cioè adesso dobbiamo fare il conto al contrario. Per quanto riguarda elettrodomestici, quindi friggitrice, fornetto. Questo qua sarebbe interessante, il cuociuova. Però, cioè interessante ma allo stesso tempo inutile, perché voglio dire. Cioè, si possono mettere tranquillamente in un pentolino.
E poi aspettate che mi sono mangiata una pagina. Allora, sempre di Silvercrest, quindi c'è il frullatore per fare gli smoothie. Questo cos'è? I sigilli a sacchetti sarebbe interessante veramente. Borsette termiche. Tutta questa roba qui, 30,99, il frullatore di immersione, sempre di Silvercrest. Poi c'è tutta una linea di abitini, insomma, vestitini anche per stare a casa, canotte, pantaloncini e queste, insomma, ciabatte anche, sapete, per viaggiare o per stare in casa che sono comode. Il reparto uomo, il reparto pollice verde che non fa assolutamente per me. E l'ultima pagina che è quella del super weekend. Vediamo un po'. No, il pistacchio, 4,99. Ed è mezzo chilo. Penso che lo prendo dal fruttivendolo. Spaghetti 0,89 di Guglio Pesto. Niente. Ok, finito. Nulla ragazze, il video finisce qua. Mi vado a sistemare questo pochino di spese, mi mangio i miei arachidi tostati. Io come sempre vi saluto, vi ringrazio per la visione, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao.